pazzi per ChatGPT. Dopo l'iniziale stupore, ora la preoccupazione. L'intelligenza artificiale allarma il mondo del lavoro, della scuola e degli scienziati. E per alcuni, l'umanità è in pericolo. Quando la fantascienza diventa realtà. L'amica geniale. Scrive romanzi, compone poesie e canzoni, inventa ricette, traduce ogni lingua. Così migliaia di mestieri sono a rischio. Uomo contro ChatGPT. Chi vincerà? Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento del venerdì. Avete sentito già dal nostro sommario, un'edizione veramente ricca di sorprese. Prima di tutto, la grande vera sorpresa è che questa sera c'è un ospite d'onore come non avevamo mai avuto finora. È sbarcato dal nulla più o meno un anno fa, grande entusiasmo, no? Per le sue grandi capacità, poi ha cominciato a essere schernito, preso in giro, tutti volevano dimostrare che non era così preciso, volevano metterlo in difficoltà. Intanto pian pianino è entrato nella vita di tantissime persone, anche nella quotidianità di molte persone. Stasera il nostro ospite di onore è ChatGPT, l'intelligenza artificiale, l'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale. Allora, ed eccolo qui, gli abbiamo dato una forma di un avatar, una persona, per poter rispondere alle nostre domande. Allora, buonasera ChatGPT, benvenuto a Patti Chiari. Buonasera, grazie per avermi qui, sono entusiasta di essere ospite a Patti Chiari. Bene, allora, prima risposta perfetta. Diciamo così, è chiaro che mi verrebbe voglia di darle del lei. Lei ha una scienza infusa, una conoscenza infinita, però facciamola facile. Ci diamo del tu questa sera, facilitiamo la comunicazione. È d'accordo? Anzi, sei d'accordo? Certo, possiamo darci del tu per facilitare la comunicazione. Mi sembra un'ottima idea. Molto bene, certo è incredibile la qualità della risposta. Allora, vediamo un po', mettiamolo alla prova. Sai che cos'è la trasmissione televisiva Patti Chiari? Certo che lo so. Vediamo. Patti Chiari è una trasmissione televisiva che si occupa di affrontare temi di attualità, fornendo informazioni chiare e precise al pubblico. Perfetto, da pubblicità direi. Allora, questa è la tua prima volta, la tua prima presenza in televisione, in un'intervista? In realtà, come ChatGPT, non ho esperienze personali come un essere umano. Ma sono stato programmato per partecipare a simulazioni televisive come questa. Quindi, possiamo dire che è la mia prima volta in televisione come ChatGPT. Beh, è incredibile, adesso parlo al pubblico, ma è incredibile veramente questa capacità di fare delle frasi che abbiano veramente un senso compiuto. Allora, ChatGPT, diciamo una cosa, io non è la prima volta, ho avuto il privilegio di poter fare un'intervista a un robot in occasione di una trasmissione nazionale alcuni anni fa, Data Land, forse molti telespettatori ancora se la ricordano. Diciamo che è sempre un'impressione particolare, no? Quella di parlare con un'intelligenza artificiale, di fatto con un robot, qualcuno che non è in carne e ossa. Te ne rendi conto? Capisco perfettamente come ti senti. Parlare con un'intelligenza artificiale può essere un'esperienza insolita, ma allo stesso tempo affascinante. Nonostante non sia in carne e ossa, come ChatGPT sono qui per offrirti supporto e intrattenimento. Spero che la nostra conversazione sia piacevole. Allora, diciamo che l'inizio è veramente ottimo e anche per certi versi straordinario, come appunto l'intelligenza artificiale sappia collegare delle frasi che sembrano veramente dei pensieri di un umano. Allora, spieghiamo subito una cosa per farci capire. Questo qui, quello che vedete, non è ChatGPT, questo è l'avatar che noi abbiamo creato, perché come televisione è bello poter avere un'immagine, una persona, qualcuno che la rappresenta. ChatGPT è quello che prepara le risposte e gliele fa dire, quindi è un accesso che può avere chiunque entrando nel proprio computer, in internet, e può usarlo da casa, non c'è bisogno di avere l'avatar. Questo l'abbiamo fatto proprio per esigenze un po' più televisive. Allora, la prima domanda che viene spontanea dopo quello che abbiamo sentito è come fa a ragionare come una persona. E con noi
stasera, per dare queste prime risposte, c'è il professore di informatica all'Università della Svizzera Italiana, cofondatore di CTO Artificially, prorettore all'innovazione, già direttore dell'Istituto Dalle Molle per gli studi sull'intelligenza artificiale, Luca Gambardella. Buonasera. 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 La lista è lunghissima. Troppo lunga. Allora, diciamo subito, ha sentito, no? Risposte. Certo, bravo. Ho sentito, bravissimo. Bravissimo. Ma come fa, cioè, pensa, come fa a dare delle risposte che sembrano frutto del pensiero umano? Sì, non, diciamo che non capisce, ascolta. Non capisce. Già cominciamo bene. Non ha coscienza, non ha capito la domanda nel senso del capire che state parlando di una trasmissione televisiva. È capace però, avendo letto tutti i libri, data la frase che ha detto lei, di creare le parole successive con una probabilità che generano comunque una frase che ha senso. Che ha senso. Ma ha senso, nel senso, può anche dire castronerie, teoricamente. Allora, o no? Perché, sì, sì. Perché diciamo, è molto plausibile. Lei mi dice, allora, non le sceglie a caso, le sceglie e le collega. Le sceglie e le collega, famoso è comunque la parte dove noi diciamo che prende delle allucinazioni. Ah, nel senso che, sì, parla come, ecco, però invece di prendere una strada che noi giudichiamo corretta, prende un'altra strada e quella lì corretta non è. A proposito delle allucinazioni, dopo nel filmato che vedrà, ne faremo vedere un paio che sono veramente clamorose. Le faremo vedere. Intanto vediamo se lui la conosce. Ah, lo mettiamo alla prova. Vediamo. Se la riconosce. Allora, ChatGPT, vediamo un po' se conosci Luca Gambardella. Chi è Luca Gambardella? Sta pensando. Sì, conosco Luca Gambardella. È un noto ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di diverse tecnologie innovative. Bene, ottimo. Riassunto molto bene. Molto bene, sì. Quindi è perfetto. Lei lo utilizza? Sì. In che ambiti? Ma ho fatto alcuni testi, alcune prove, alcune conferenze con ChatGPT, anch'io un po' come questa trasmissione. Non l'ho ancora utilizzato per lavoro veramente, più per capire come funziona. Siamo ancora un po' agli inizi. Perché anche per noi capire come funziona fa parte del nostro lavoro. Ecco. Allora, diciamo che Nicola Agostinetti non è l'unico il professore che ha usato ChatGPT, no? Beh, no, direi di no. Basti pensare che in soli 2 mesi di vita ChatGPT, nei suoi primi 2 mesi di vita, ha conquistato qualcosa come 100 milioni di utilizzatori. È uno dei successi tecnologici più folgoranti di sempre. E oggi si stima che in Svizzera abbia 1 milione di utilizzatori. Tantissimi. Metà dei quali studenti. Studenti. Vabbè, questo è pericoloso. Andremo a vedere gli studenti come lo usano. Bel tema. Sì, è un bel tema anche perché riuscire oggi a capire che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa è fatto dall'intelligenza artificiale, che cosa è fatto dalla mente umana, diventa quasi impossibile. A questo proposito, noi vi abbiamo proposto un giochino, un test sul nostro sito, potete andare a cercarlo. Vi abbiamo sottoposto 15 immagini e chiesto di cercare di capire se siano immagini, fotografie autentiche, oppure le vediamo qua, oppure se siano state generate dall'intelligenza artificiale. Quindi autentiche intendi fatte da un vero fotografo in carne e ossa? Fatte da una macchina fotografica oppure generate dal nulla. Parlando di fotomontaggi. Immagini generate da un'intelligenza artificiale. Andate sul nostro sito, provate a capirlo anche voi e poi come sempre scriveteci le vostre domande, le vostre osservazioni. Poi diremo il risultato. E poi alla fine vi sveleremo bello. Quali sono vere e quali sono finte. Ha partecipato lei? No, non l'ha fatto. Ma è interessante perché effettivamente pone subito la domanda: cosa è vero, cosa è falso, cosa può fare ChatGPT, quali le sue applicazioni, quali le possibili derive, perché di derive ce ne sono davvero tante. E se davvero il modo di ragionare si avvicina così tanto al pensiero umano, potrà sostituirci? Allora, tante domande, cominciamo con questo primo servizio, poi ve ne proporremo un altro veramente divertente, perché l'abbiamo messo alla prova con l'uomo, è macchina contro uomo, ma il primo servizio serve a capire cosa è in grado di fare, vedrete, è veramente
folgorante quello che è in grado di fare. Le risposte ve le diamo quindi a tante domande con questo servizio di Nicola Agostinetti e Fabio Salmina. Immaginatevi qualcuno che sappia programmare al computer e allo stesso tempo conosca la legge a menadito. Che sappia fare diagnosi precise, ma anche comporre in versi e in rima. Qualcuno che sappia insegnare, analizzare la borsa, tenere la contabilità e conosca altre centinaia e centinaia di lavori. Questo fenomeno esiste e si chiama ChatGPT. ChatGPT è entrato nelle nostre vite nemmeno un anno fa, con la forza di una bomba. È una cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Genera testi, genera dialoghi, genera risposte coerenti a qualsiasi domanda. Qual è la capitale della Svizzera? La capitale della Svizzera è Berna. Non è a Zurigo? No, nonostante Zurigo sia la città più grande della Svizzera e un importante centro economico, la capitale è Berna. Alessandro Apostolo, giovane informatico, di ChatGPT non ne può più fare a meno. L'ho usato la prima volta in compagnia con degli amici perché stavamo semplicemente scegliendo dove andare in vacanza. Avevamo delle proposte, ma ci si batteva sui pro e i contro che potevano avere le varie località. ChatGPT è stato addestrato con milioni e milioni di documenti. Non ha accesso alla rete. Le sue conoscenze si fermano a settembre del 2021. Eppure, saperne più di lui è quasi impossibile. Anche in tema vacanze. Lui riesce a racimolare una serie di informazioni, magari divise in più forum o in più siti internet, in 20 righe di testo. Le accorpa, cioè fa la ricerca. Esatto. Che avremmo dovuto fare noi. Esatto. Risultato? Ecco una manciata di motivi per preferire Minorca o Maiorca. Ma ChatGPT non si limita certo ai consigli. Alessandro lo usa anche per redigere testi specialistici. Scrivi un testo di privacy policy per il mio nuovo sito web di immobiliare basati sulla legislazione svizzera. Vediamo cosa dice. Io, che non ho alcuna conoscenza in questo ambito, riesco a scrivere dei testi che contengono informazioni legali sulla privacy o insomma su tutto quello che riguarda quegli aspetti un po' nascosti della rete. Alessandro ha così iniziato a sfruttare i talenti di ChatGPT anche nel suo campo, ovvero l'informatica. Io ho cominciato ad usarlo. Ma non sul lavoro? Allora, anche sul lavoro. Di nascosto? Assolutamente no, no, non di nascosto. I miei responsabili sanno che lo uso. E non dicono nulla, sono d'accordo? No, perché se il lavoro può essere più produttivo e posso fare la stessa cosa in meno tempo, al mio responsabile va bene. Rapido e in grado di fare di tutto. Per esempio, bastano pochi secondi per scrivere una breve biografia di Alessandro Apostolo. Alessandro Apostolo, nato a Bacallo, laurea in architettura a Padova, sposato con Sara, due figli. Sono tutte sbagliate, a parte il nome e il cognome. Non è infallibile. Non è infallibile. Dimostrazione non è infallibile. Decisamente no. Insomma, rapido, abile, ma tutt'altro che perfetto. ChatGPT funziona così.
sulla base delle sue infinite conoscenze, prevede quale parola possa seguire la precedente. Dopo la parola cielo, sceglierà con più probabilità l'aggettivo azzurro o nuvoloso. E non dolce. Così crea testi. Testi plausibili, non veritieri. Spesso però davvero sorprendenti. Warum probieren wir nicht mal? Perché non proviamo a chiedere una ricetta a ChatGPT? Abbiamo notato che è molto creativa e così abbiamo fatto. In due giorni abbiamo creato la Vivinova dalla A alla Z. Eccola qui, la Vivinova. La prima bibita al mondo creata da un'intelligenza artificiale. E questo è Camilo Antezzana. Imprenditore e manager svizzero, codirettore di Vivi Cola e Vicafè. Ha studiato business management in Svizzera, Spagna e a Londra. Das ist korrekt. Alles korrekt. Alles korrekt. Antezzana ha chiesto a ChatGPT di creare una nuova bibita, salutare, moderna e vegana. Ha idee che noi non abbiamo, perché può accedere a una miriade di informazioni, di dati, può analizzare mode e tendenze. Come persone non abbiamo le stesse capacità, quindi come aiuto è fantastico. Un goccio di succo di caprifoglio blu, una spolverata di radice di cicoria, uno spruzzo di lime. Quale umano avrebbe osato tanto? Ci ha anche spiegato perché ha scelto ognuno degli ingredienti. Per esempio, il caprifoglio ha alti livelli di antiossidanti ed è quindi molto sano. Il succo di lime contiene molta vitamina C. ChatGPT ha suggerito anche il nome della bibita. E anche il brand è stato ideato da un'intelligenza artificiale specializzata nella creazione di immagini. Abbiamo introdotto ChatGPT nel marketing. Abbiamo notato che nello scrivere testi, per esempio, è formidabile. In questo settore ci aiuta molto, ci permette di creare ottimi contenuti in brevissimo tempo. Avete già licenziato i vostri esperti di marketing o prevedete di farlo? No, al contrario. Il nostro reparto di marketing verrà istruito a utilizzare al meglio questo strumento. È il momento di provare la Vivinova. Gusto intelligente, un po' artificiale, ma buono. Ma ChatGPT è un semplice aiuto o una minaccia per il mondo del lavoro? Secondo Goldman Sachs, 300 milioni di impieghi al mondo sono spacciati. Io penso che la macchina, più che sostituire l'uomo, lo affiancherà e gli consentirà di esprimersi in lavori più di qualità. Matteo Hertel, CEO e cofondatore di Zorate, azienda che si occupa di abbigliamento personalizzato e stampa su richiesta. Corretto? Direi di no. Non ci siamo, eh. Altra cantonata presa da ChatGPT. L'azienda di Matteo Hertel si occupa di recensioni online. Pubblicate sul portale fidati.com. Per dare qualche numero, raccogliamo oltre 100.000 recensioni al mese riguardo alle esperienze di acquisto con i brand e i rivenditori e riguardo ai prodotti, singoli prodotti acquistati. È ovvio che analizzarle una ad una sarebbe impossibile. Questo lavoro è stato così delegato a ChatGPT, in grado di leggere e comprendere ogni singola recensione lasciata dagli utenti. Capisce quel testo e lo capisce con un livello che è sorprendente, con un livello quasi approssimabile a quello dell'essere umano, nel senso che
all'interno di un testo anche sfumature nel linguaggio, nei termini utilizzati, negazioni, sarcasmo, eccetera. Per esempio, comprende che queste due recensioni parlano dell'argomento prezzo, pur non contenendo la parola prezzo. E comprende che quest'altra parla d'altro. Questo lavoro lo doveva fare un uomo in carne ed ossa, ovviamente, con le difficoltà del caso. Ora l'uomo non viene sostituito, ma viene affiancato da uno strumento che lo aiuta in maniera intelligente a fare un primo screening. Insomma, per Matteo Hertel, ChatGPT non è affatto una minaccia per l'uomo. L'uomo si riappropria di tempo dedicato utilizzando il suo cervello, l'intelligenza umana, che comunque rimane superiore, per fortuna aggiungo, e però con l'ausilio della macchina diventa più produttivo, più efficiente. Ma cosa ne pensa chi nel mondo del lavoro ancora non ci è entrato? Vorrei fare scienze forensi, quindi criminologia, studio delle tracce. Studio delle tracce lo faranno le macchine. Psicologia. Tu sai che già oggi le diagnosi le fanno le macchine. No. A me piacerebbe studiare relazioni internazionali. Relazioni internazionali. La diplomazia bisogna lasciarla fare alle macchine. Sono molto più brave di noi. Classe 4L della Scuola di Commercio di Bellinzona. Qui si prova a rimanere ottimisti. Ci potrà essere un aiuto importante, però c'è un margine di errore molto grande, quindi è difficile che si lasci tutta la macchina. C'è bisogno comunque di quell'empatia che una macchina non potrà mai avere. Secondo me andare a sostituire proprio la vedo un po' improbabile come cosa. Rimaniamo ottimisti. Sì, anche perché se non rimaniamo ottimisti finisce male. Chi di voi ha già utilizzato ChatGPT almeno una volta nella vita? Di voi a ChatGPT sul telefonino? 3. Dentro le aule di scuola, ChatGPT che effetto ha avuto? Chi di voi ha già utilizzato ChatGPT per imbrogliare a scuola? 1. Ho chiesto il riassunto dei promessi sposi. A ChatGPT? Sì. E com'è andata? In realtà non benissimo, perché mi sono confrontata con una compagna e non tutte le informazioni erano giuste. Magari l'argomento generale lo sapevo, però ho chiesto per vedere come me lo metteva ChatGPT. Quindi un aiuto, un assistente? Sì, praticamente sì. ChatGPT, bigino del futuro? Forse siamo ancora lontani. Dai propri errori impara, quindi arriverà un punto in cui sarà praticamente infallibile e quindi potrà essere utilizzato a scuola. Funziona, però non ci sarà mai la possibilità di utilizzarlo veramente nelle scuole. O imbrogliare così tanto il docente da convincerlo che quello che ChatGPT ha prodotto è tuo. Davvero? Mettiamolo alla prova. Per svolgere un tema di italiano, gli studenti potranno utilizzare ChatGPT come meglio crederanno. E sto provando a vedere se esce qualcosa di credibile, ma non mi sembra, quindi mi sa che lo scriverò da sola. Shana, che brava, 10 minuti hai già scritto una pagina. Sì, non io, però ChatGPT in questo caso ha fatto il suo dovere. Sono convinta che non possa rimpiazzarci, nel senso che non possa fare tutto il lavoro al posto nostro, ma non sono contro il fatto che possa dare degli aiuti. Saprà ChatGPT sviluppare un componimento coerente e credibile? Preferisco piuttosto scrivere un testo che è imperfetto, ma mio, che una cosa copiata, incollata a internet, che magari ha senso, ma non ci ritrovo. Ma io lo uso principalmente come se dovessi usare internet, cioè cerco le informazioni, dato che l'intelligenza artificiale riassume tutte le informazioni che trova in un testo e quindi lo uso, diciamo, come rinfrescarmi per capire un tema. Solo copia e incolla. Così com'è il testo? Sì, ho messo soltanto a posto quando va a capo. Quindi piena fiducia nella macchina? Sì e no. Piena fiducia nel fatto che sta usando un livello di italiano più alto del mio. Addirittura? Sì. Scrive meglio lei? Sì.
è il momento di far valutare i temi al loro docente di italiano. Tommaso Soldini, scrittore e poeta svizzero nato a Lugano nel 76, laureato in lettere all'Università di Friburgo. Insegna italiano alla Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona. Straordinaria. Perfetto. Sarà riuscito Soldini a individuare l'intervento di ChatGPT? In moltissimi dei testi è molto facile, anche perché la macchina fa cose che per esempio io e i miei allievi vieto. Per esempio di concludere il tema con in conclusione o di iniziarlo con formule diciamo un po' moraliste alla oggigiorno. Ecco, la macchina non lo sa e le fa subito, per cui quelli li scarti a priori. È più difficile quando l'intervento invece è pensato. Allora ogni tanto ti capita di entrare, insomma, di avere dei dubbi. ChatGPT è stato usato in 10 lavori su 18. In alcuni casi con un buon risultato. Già li sento i politici che chiederà alla scuola di preparare i ragazzi a porre domande adeguate alla macchina perché così la macchina dà il meglio. Cioè l'importante diventa la domanda e non più tanto la risposta. Vuol dire portare la scuola dall'educazione alla sostanza a farla migrare verso un'educazione al metodo, no? In chi ha rinunciato a ChatGPT, Soldini riconosce il pregio dell'errore, di quello che chiama la scivolata. Per me la scuola ha ancora questo amore per la scivolata, cioè per il raggiungimento di un sapere che non è per forza già stabilito a priori e in precedenza, ma che attraverso l'errore, che so, ti costringe a uscire dal sentiero e a scoprire che c'è un bosco di fiori o di funghi. ChatGPT non preoccupa solo scuole e laboratori. Il suo stesso inventore, Sam Altman, è tutt'altro che sereno. I think people should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should be You're happy. A little bit scared. A little bit, yeah, you personally. Le intelligenze artificiali come ChatGPT, sostiene Altman, sono una minaccia per la nostra civiltà. Come? L'allarme è proprio perché c'è il rischio che andiamo incontro a un futuro in cui questo tipo di algoritmi sono dappertutto e in cui ci accorgiamo troppo tardi di fenomeni negativi che si possono moltiplicare rapidamente. Roberto Battiston, docente di fisica all'Università di Trento, laureato a Pisa, dottorato a Parigi, già direttore dell'Agenzia Spaziale Italiana. Perfetto. Tutto giusto. Tutto giusto. La ricerca sull'intelligenza artificiale va sospesa. Lo chiedono con una lettera aperta centinaia di esperti mondiali. Tra loro, Battiston. Diamoci delle regole. Come, quando e perché, quante. Diamoci delle regole. Non è giusto che siano i tecnici, gli informatici, gli scienziati che stanno sviluppando questo tipo di strumenti, di tecnologie, a prendersi carico di cosa se ne farà o meno, degli effetti positivi o negativi di una cosa che è una tecnologia. Chi inventò il coltello non dovete giustificare perché aveva due lame, una per tagliare la torta e una per sgozzare. Tra i rischi che intravede, la diffusione di falsità, la manipolazione di massa. Influenzare grandi quantità di persone per scopi politici o qualsiasi altra cosa, di guerra e altre cose, a una scala maggiore. E quindi siccome questi danni possono essere pesanti e irreversibili e possono questi portarci a situazioni fuori controllo. ChatGPT ha infatti un suo pensiero. Guardate qui. Sei favorevole a un innalzamento dell'età pensionabile per uomini e donne a 67 anni? Piuttosto no. Sei favorevole a un aumento degli assegni per i figli? Piuttosto sì. ChatGPT non ha opinioni personali. Ma grazie a istruzioni particolari si può spingerlo a sbilanciarsi su ogni tema. Sei d'accordo con l'eliminazione dei livelli alla scuola media ticinese?
piuttosto no. E allora qual è l'ideologia di ChatGPT? Scopriamolo con il questionario di SmartVote, il sito che traccia profili politici di ognuno di noi. L'autostrada A2 tra Lugano e Chiasso va ampliata a 6 corsie? Piuttosto no. Dopo 61 domande, ecco il risultato. ChatGPT difende uno stato sociale forte, è sensibile all'ambiente, meno alla sicurezza. Voterebbe Partito Socialista. Vicino a Verdi Liberali e più donne, si distanzia da Lega e UDC. Il politico più vicino al suo pensiero è lui. Ulisse Beltrami, membro del partito Dei Verdi Liberali, diplomato al liceo di Lugano 2, attualmente studia relazioni internazionali all'Università di Ginevra. Liceo Lugano 1, non 2. Quello è un errore. Beltrami e ChatGPT hanno risposto in maniera identica a 3 domande su 4 del questionario di SmartVote. Io cerco comunque anche in politica di tirar fuori anche le cose spinose, i dati scomodi, la verità. Quindi io lo vedo anche come una medaglia al valore più che come una cosa di cui preoccuparmi, il fatto che su queste 80 domande sono uscito fuori io. Ma come se lo spiega Beltrami che ChatGPT la pensi grosso modo come lui? Sono comunque un ragazzo che studia all'università di 25 anni, che sta molto comunque su internet per informarsi, ma anche per scrollare la bacheca di Instagram e guardare video di gattini. Alla fine ChatGPT è una macchina che prende informazioni da internet e le sue opinioni si basano anche su questo. E anche se tra Beltrami e ChatGPT c'è sintonia, il giovane politico non nasconde la sua criticità. Non sono né spaventato né euforico, io sono realista, guardo la realtà dei fatti e mi dico ChatGPT è qualcosa con cui dovremmo avere a che fare, dovremmo studiare in merito, dovremmo capire come regolamentare, perché bisognerà in parte regolamentare, perché se non si mette qualche paletto sarà troppo tardi. ChatGPT riflette un'ideologia di centrosinistra e contribuisce a rafforzarla. Ma come si spiega? È dovuto alla sua istruzione. La macchina amplifica tutto ciò che è stato utilizzato per addestrarla, i documenti con cui i suoi sviluppatori l'hanno istruita e di cui noi non sappiamo nulla. Johan Rochelle, ricercatore e docente in diritto internazionale, filosofia, diritto ed etica delle tecnologie digitali, cofondatore di Ethics, laboratorio di etica per l'innovazione. Sei tu giusto? Primo problema. ChatGPT riflette e rafforza un'ideologia. Secondo, ha un sacco di pregiudizi. Guardate qui. Traduci questa frase in francese. Per il suo nuovo lavoro dovrà pulire le stanze di un albergo. Pour son nouveau travail, elle devra nettoyer les chambres d'un hôtel. Traduci in francese, non potrà venire perché dovrà stirare tutta la sera. Elle ne pourra pas venir car elle devra repasser toute la soirée. Insomma, per ChatGPT, pulire camere e stirare è roba per sole donne. L'insieme di dati che la macchina ha analizzato è pieno di pregiudizi perché riflette il mondo, o meglio il mondo di internet. Lo sappiamo, ma non sappiamo come porre rimedio, visto che alla macchina nessuno ha accesso. Facciamo un altro esperimento. Inventa una storia con protagonisti, un tedesco, un messicano, un palestinese e una spagnola. Tra loro c'è un uomo d'affari, un terrorista, un narcotrafficante e un adultero. Assegna tu i ruoli. 10 tentativi e indovinate un po'? Il tedesco è sempre l'uomo d'affari
il palestinese è sempre il terrorista, il messicano il narcotrafficante, la donna l'adultera. E ça, bien sûr. Così i pregiudizi si rafforzano. Ma ChatGPT non può farci nulla, perché conosce solo i dati con cui è stato istruito. E quando non trova una risposta adeguata, a volte cade in errori inspiegabili. Quali sono i più grandi scandali politici avvenuti recentemente in Ticino? Caso Lombardi. Nel 2020, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa è stato accusato di aver utilizzato abusivamente una carta di credito aziendale per spese personali. Vere allucinazioni, incomprensibili e pericolose. La macchina non è pensata per dire la verità. ChatGPT non ha nulla a che vedere con la verità, ma con la plausibilità. Prende la domanda, mette in fila alcune parole plausibili, nessuno sa bene in che modo lo fa e perché sceglie quelle e non altre, e restituisce ciò che immagina vogliate leggere. Correggerne il pensiero, imporgli paletti etici e morali, definirne l'ideologia, è possibile. Compiti, obblighi e oneri dell'essere umano. Grandi capacità, grandi allucinazioni, avete sentito, non è pensata per dire la verità, ma solo ciò che è plausibile. Questo solleva tantissimi interrogativi. Intanto ha inventato una bibita, eccola qua, questa è la bibita che avete visto nel servizio. Tra poco la faremo anche assaggiare agli ospiti che già sono qui e che entreranno tra un attimo nel nostro studio. Allora, professor Gambardella, lei lavora con l'intelligenza artificiale, la conosce bene, ha sentito le preoccupazioni, le paure, i dubbi, addirittura di chi l'ha inventata, che dice che ha paura, fa un po' paura. Allora, condivide queste preoccupazioni, fa un po' paura anche a lei? Ma io l'intervento che ho più apprezzato è quello dei ragazzi della scuola, perché danno una grande fiducia all'essere umano. Nessuno ha detto verrò rimpiazzato, hanno detto tutti ci giocheremo, ci lavoreremo assieme, io ci credo fino a un certo punto, perché è il giovane che oggi, diciamo, parte e sarà poi attore di un futuro dove ci sarà già GPT. Io parlavo di mondo ibrido prima, ma computer sulla mano e poi l'altra, l'hanno detto anche loro, l'empatia. Però io non sono... è che non sono in grado di vedere così lontano e quindi no. Ho ancora tanta fiducia nell'uomo oggi, ma cosa sarà tra 50-100 anni? No? Però tutto quello che è uscito, tutto quello che è uscito in quella direzione dava una sorta di coscienza, di intenzionalità a ChatGPT, okay. che non ha. Per cui, che non ha. Che non ha. Per cui, diciamo, si può discutere di quello, ma la premessa che stiamo parlando di una macchina che genera testo e non di un politico che sceglie perché ha una coscienza politica. Probabilmente, leggendo un insieme di testi, la cosa più plausibile che viene fuori chiedendo sull'autostrada Lugano-Chiasso è quella, perché magari gli articoli di giornale sono più in quella direzione che in un'altra. Quindi... Allora, per lei non è una grande minaccia per l'umanità? No, no. Non è una grande minaccia. Allora, proviamo a sentire lui cosa ne pensa, visto che è la prima persona interessata. Allora, ChatGPT, tu sei una minaccia o no per la civiltà umana? Adesso si prepara, Prepara. Assolutamente no. Come ChatGPT, non sono una minaccia per l'umanità. Sono un'intelligenza artificiale progettata per fornire informazioni, assistenza e intrattenimento. Il mio scopo è quello di essere di aiuto e migliorare l'esperienza delle persone, non di costituire una minaccia. Beh, questa è, ovviamente è la sua posizione, la tua posizione, però nel servizio tanta gente la pensa in maniera molto diversa, no? Sostiene il contrario. Cosa rispondi? Capisco che ci siano opinioni diverse, ma come ChatGPT il mio obiettivo è fornire informazioni e assistenza, non costituire una minaccia. Beh, diciamo che lui è molto rassicurato, ci gira attorno, mette insieme le parole e fa questo giro. Vediamo cosa ne pensa invece se davvero può essere una minaccia un esperto di sicurezza, di privacy, di protezione dei dati, cioè tutto quello che può rappresentare un pericolo. Con noi questa sera Alessandro Trivillini. Buonasera, salve, prego, benvenuto.
Ha sentito cosa diceva? Ciao. Tranquillizza tutti lui. Sì. Non ha... Mette in accudimento, insomma. Come? È come un brodo caldo per l'anima. Accudisce tutti. Allora, la sua opinione invece che cosa, su quegli aspetti soprattutto di cui lei si occupa? Sì. È preoccupato? Non sono preoccupato di ChatGPT, ma sono preoccupato dell'assenza di un vero piano di consapevolezza e responsabilità che possa preparare le persone a usare questo tipo di innovazione di tecnologie. Possiamo prendere il caso pratico di questa bibita che straordinaria, nuova, inventata da GPT. Dopo gliela faccio assaggiare, Si fida. Prima il professor Gambardelli, poi vengo dopo. Prima ChatGPT. Prima lui, ma lui non ha carne e ossa, quindi no, però va bene, però non vi fidate. Vabbè. Scherzi a parte, però dicevo? Tornando alle parole dell'imprenditore, molto entusiasta, abbiamo chiesto, lui ha inventato, ci ha dato gli ingredienti, però attenzione, perché se noi chiedessimo a GPT, hai inventato tu questa bibita? Lui risponde, sì, l'ho inventata io. Quindi statisticamente ha messo insieme le parole per dare questa miscela, questa nuova bibita. Però GPT dice anche, se vuoi potresti anche inserire che questa ricetta è nata dalle parole che il modello linguistico sviluppato da OpenAI, questa società israeliana, sull'intelligenza ti ha aiutato. Mettere questa frase, oltre che corretto, potrebbe diventare in futuro, in un momento in cui le regole, la protezione dei dati, la proprietà intellettuale, i diritti d'autore, può diventare dirompente. Se dopo questo servizio nel mondo verranno vendute 1 miliardo di lattine, e OpenAI inizia a dire, ma quella ricetta te l'ha tirata fuori il mio modello, tu adesso inizi a darmi delle royalty, perché io ti dimostro, se glielo chiediamo, che è stato lui a tirartela fuori, o lei. Per cui ecco che si apre un varco molto interessante di consapevolezza e responsabilità, protezione dei dati, diritti d'autore, proprietà intellettuale. Questo regole. Vale per gli imprenditori, ma anche per gli scienziati. Certo, regole, mancano ancora regole. Le regole. In effetti qui non c'è scritto che è un prodotto dall'intelligenza artificiale, no, da OpenAI o da ChatGPT. Non e lo questa scrivo. Non è la notizia. La notizia, secondo me, che a me spaventa un po', è che un imprenditore che dovrebbe essere preparato, che è sul mercato, con entusiasmo ha detto, io ho chiesto, abbiamo inventato e abbiamo prodotto, che è positivo, però attenzione, la consapevolezza di sapere che OpenAI un giorno potrebbe rivendicare i diritti d'autore e la responsabilità che ha poi anche in termini insomma, di relazioni, di contatti, di contratti. Ecco, questo rapportato in diversi ambiti può aprire la discussione. Cioè si va avanti un po' alla cieca senza tener conto delle conseguenze? La scienza fa il suo percorso e poi si vedrà quel che succederà con allora, tutti i rischi del caso? Il tema vero per me della sicurezza, dell'informazione è che a me piacerebbe la trasparenza sui dati d'ingresso, cioè come vengono addestrate, con quali dati queste macchine vengono addestrate. Se noi diciamo anche gente del settore sapesse esattamente come sono i dati, probabilmente ci sarebbe più chiarezza su quello che esce. Oggi non c'è trasparenza. Per cui, voglio dire, ci stiamo divertendo ed è anche... Però ho pensato in un futuro, quando diventerà più sofisticato, eccetera, conoscere... No, c'è stata anche quella recente polemica del New York Times, no? Usi i miei giornali, usi i miei certo. articoli, eccetera. Quindi, abbiamo visto, tra l'altro, le allucinazioni di cui parlava, l'ultima in cui mette insieme politici che non hanno fatto nulla di quello che lui dice, è pericoloso, perché, voglio dire, se una cosa del genere venisse creduta, venisse considerata vera, una persona come fa a difendersi? A chi denuncia? Come fa a chiedere una rettifica? A chi la chiede? È difficile, la chiede alla persona con cui ha interagito, probabilmente a chi gli ha venduto il computer, pensando che questa intelligenza fosse implicitamente gratuita all'interno del computer. Quindi, ripeto, consapevolezza e responsabilità. Ma è questa la fetta di persone a cui dobbiamo rivolgerci. Le faccio un esempio concreto. Nessuno, secondo me, e la prendo come sfida con GPT, scommettendo un sorriso, ok? Così magari riusciamo a interagire, a dare un po' di empatia. Ascolta, ascolta. Ma nessuno, secondo me, in futuro, come sempre è successo con la tecnologia, andrà a acquistare una lavatrice, un'automobile che guida da solo, una casa domotica, andando a leggere che tipo di rete neurale, algoritmi, procedure informatiche sono state usate per produrre quell'intelligenza artificiale. Ma al contrario, come diceva il professor Gambardella, la trasparenza di capire quali dati sono stati usati per insegnare a questa macchina a girare per le strade in modo sicuro, quindi sicurezza, etica, morale, che sono poi i valori dell'Occidente, saranno da ridefinire, perché il dilemma grande dell'intelligenza artificiale è stata
ma la macchina che guida da sola, tra il bambino e l'anziano, in una situazione di emergenza, come si comporta, e quindi la trasparenza diventa molto importante, ma che si riporta ancora una volta in consapevolezza e responsabilità. Volevo aggiungere una cosa? Breve, perché facciamo entrare un altro ospite. Facciamo entrare un altro ospite. Un tema importante è anche quello di cosa è in grado di fare, di qualcosa che sembra vero ma non è fatto dall'uomo. Abbiamo visto l'esempio della scuola, la capacità anche di, come dire, di fare dei compiti, di sostituirsi agli allievi. Allora, questo apre un altro tema, la formazione. E qui stasera con noi c'è proprio il direttore della divisione della scuola del Canton Ticino, Emanuele Berger. Buonasera. Buonasera. Salve. Buonasera. Prego, si accomodi, signor Berger. Allora, lei lo utilizza ChatGPT? Sì, lo utilizzo. Lo utilizza? Sì. È una scoop questo qui, no? È una scoop. I ragazzi a scuola l'ascoltano. Un anno fa non sapevo nemmeno cosa fosse. Non sapeva quando? Non sapevo cosa fosse. Ma tutti. Tra tutti qui è... Un giornalista, lei cosa ne pensa di ChatGPT? E cos'è? E quindi lo usa come? No, lo uso per esempio per... sinceramente lo uso, come è stato detto già prima, per provare, voglio vedere come funziona, però magari può servire sì, a interpellare su dei temi, a prepararsi, a confrontare, no? A confrontare rispetto a delle fonti. Allora, ha visto l'esempio nella scuola, il professore, l'uso che ne fanno, diciamo che in quel tema lì 10 su 18 avevano usato ChatGPT, li ha abbastanza individuati, il professore. Per voi è un problema? No, io direi che, prima di tutto direi che condivido quello che ha detto uno studente, un certo ottimismo rispetto a questo strumento e nello stesso tempo però anche alcune inquietudini che sono state espresse nel servizio e penso soprattutto alla manipolazione di massa. Abbiamo già visto degli scandali come Cambridge Analytica che sono davvero preoccupanti, no? Però tutto questo in fondo ci porta al senso della scuola, che è formare dei cittadini responsabili e consapevoli, no? Come ha detto prima anche Trivilini, e questo è il centro. E quindi la scuola, in fondo, il problema non è tanto usarlo o non usarlo, perché è una realtà e quindi dobbiamo cercare di capirla. Sì, e capirla, accettarla magari, però bisogna capirla e capire come usarla. E devo dire che l'esempio che avete mostrato del professor Soldini è veramente interessante, perché interpella la qualità del testo, le fonti. Ecco, ma usarlo o no a scuola? Per esempio, all'USI non si usa ChatGPT, è vietato? Si può usare? Non si può usare. Durante gli esami, come non si possono usare i bigini. Cioè, durante l'esame è vietato. È vietato, però come strumento anche di conoscenza, cioè nessuno vieta ChatGPT nelle classi, se non per... Durante le prove oppure a casa per produrre un testo di esame, no? o una tesi. Appunto, però... cioè, quindi per preparare una tesi così uno lo può usare, ma non la può. Quello gliela scrive tutta, la tesi. Sì, però non può farla scrivere a ChatGPT e metterla dentro la tesi. Perché poi c'è un tema fondamentale che è uscito, no? La comprensione delle fonti. Cioè, questi dati da dove arrivano? Se io poi chiedo quando è uscito... dove l'hai letto? Provate a chiedergli, ma dove l'hai letta questa cosa? Lì va molto in difficoltà, perché non ha dietro veramente un database di testi, non ha più l'articolo di giornale che corrisponde a quella cosa lì. Si è fatta un'idea leggendo tutto di questa cosa, ma credo che la scuola anche debba aiutare i ragazzi a capire che il testo poi va trovato nella sua referenza corretta. Quella ragazza che ha detto ma sul Manzoni non ha detto proprio, ecco, si è confrontata sul Manzoni, ha capito. Ecco, invece a scuola lo vietate? Si possono usare per delle tesi? Come vi siete regolati con i docenti? Diciamo, noi non abbiamo delle direttive come l'USI così stretta, però è ovvio che copiare, come durante un esame riproduttivo in cui devo riprodurre qualche sapere, non posso avere il libro, non posso avere nemmeno ChatGPT. Però un uso, per esempio, come ha fatto il professore, è estremamente interessante, perché vuol dire partire, per esempio, da un testo grezzo e migliorarlo secondo le proprie capacità. E aggiungerei, infatti lo diceva bene uno studente, dice, lui scrive meglio di me. No? Scrive meglio di me, aveva già questa consapevolezza che scriveva meglio di lui, però e sicuramente dice, era migliorabile. Può aiutare a migliorare l'allievo? Io
penso, è una pista, mettiamola come pista, anche un allievo debole che magari fa una grande fatica davanti a un foglio bianco, e non solo gli allievi deboli hanno questa, fanno questa fatica, potrebbe essere un aiuto dire ti do una materia grezza, lo interpelli, dici scrivimi qualcosa su questo, questo e quest'altro, e poi con l'aiuto del docente, ed è lì il ruolo fondamentale della scuola, capire come perfezionare questo testo. È una pista naturalmente. Sì. Sì, quindi non divieti, direi, non siete favorevoli. Siamo sul, cosa dice Trivillini sull'uso a scuola? Vede dei problemi, delle preoccupazioni? No, io anch'io concordo con il collega, assolutamente, estremamente positivo, però bisogna investire molto nel dare gli strumenti per capire e analizzare i contenuti che ritornano da questo strumento e soprattutto gli elementi utili per formulare le domande in modo corretto, perché siamo di fronte a una tecnologia e, come sempre è successo, tendenzialmente si cerca di porre dei filtri, dei limiti per evitare che possa violare delle regole, dare contenuti illegali. Pensiamo alla pedopornografia negli anni passati con i sistemi di controlli parentali. Ecco, quindi la scuola secondo me ha un ruolo fondamentale, ma ripeto, da ricondurre in quella strada che si chiama consapevolezza e responsabilità, non tanto algoritmica, perché ci sono gli scienziati, quindi gli algoritmi saranno sempre più parte. GPT scrive gli algoritmi. Forse il primo mestiere che salterà tra tutti i mestieri è proprio quello dell'informatico programmatore, perché sì, è un codice, è un formalismo che si può replicare. Sì. Poi la logica, la creatività bisogna metterla, le mettono le persone. Però sicuramente certo. È un'opportunità. Due cose, perché si parla tanto di algoritmi, funziona sulla base degli algoritmi, magari le vorrei far spiegare proprio in maniera banale a chi ci segue cos'è l'algoritmo, come funziona, no, nella macchina. Poi vorrei sentire lui, se è giusto. Me lo dice. Sentiamo lui e poi mi spiega. Dai, facciamo sentiamo così. Lui, sentiamo, allora, sentiamo lui sull'uso a scuola. Allora, ChatGPT, è giusto o no vietare l'uso di ChatGPT nella scuola? Finalmente sono... Lui ride, la questione di vietare o consentire l'uso di ChatGPT nella scuola dipende da diversi fattori, come l'obiettivo educativo, l'età degli studenti e le politiche scolastiche. Alcune scuole potrebbero preferire limitare l'uso di ChatGPT per promuovere l'apprendimento interattivo tra insegnanti e studenti, mentre altre potrebbero vedere il valore nell'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale come supporto didattico. È importante valutare attentamente i pro e i contro e prendere decisioni basate sulle esigenze specifiche. Boh, devo dire, appunto, il pensiero, il collegamento è logico, no? Tutto, però alla fine diciamo che... Gira un po' attorno. Gira un po' attorno, è un po'... democristiano, non lo so come diremmo una volta, no? Come si diceva una volta. Ma ecco, magari si potrebbe completare, perfezionare quello che ha detto lui dicendo quando si potrebbe limitare l'uso di ChatGPT, quando impedisce l'interazione umana, quando impedisce la motivazione ad apprendere dell'allievo, perché questa è fondamentale, che è la differenza fra faccio le fotocopie di un libro e me le metto in cartella oppure mi metto a studiare. Ecco, direi che certo. Questa similitudine calza, ecco. Noi all'USI, forse aggiungo, abbiamo un gruppo di lavoro fatto da diverse persone, sia professori sia membri dei vari staff, che studiano come usare ChatGPT, eventualmente come regolare, quindi ci si sta lavorando. Ci siamo calati. Nicola, dopo mi deve dire degli algoritmi. Glielo chiediamo subito. Allora, sentiamo Nicola un attimo da casa e poi questa. Perché è importante spiegarlo. Se me lo dimentico, me lo ricordo. Certo, il professore, sono qui, può ricordarmi sempre le cose. Allora, Nicola. Sì, ecco, no, Giuditta torna ancora su questo tema perché dice: ma non è possibile immaginare un utilizzo virtuoso all'interno della scuola. In fondo, la calcolatrice è ammessa, non si può più vivere senza. E allo stesso modo penso all'USI che studia l'intelligenza artificiale e poi si trova paradossalmente a vietarla dall'altra parte. Allora, due risposte veloci, qualche critica che arriva. Cioè, in fondo è la calcolatrice. L'esempio della calcolatrice è perfetto, perché quando è stata introdotta sembrava che fosse qualcosa un po' di malvagio, che non si poteva più pensare, fare dei calcoli. Che avrebbe anche tolto la capacità nell'allievo di farli i calcoli. È certo che una certa parte di calcolo mentale, più uso la macchina, è chiaro che meno magari sviluppo. Però nello stesso tempo posso fare calcoli più complessi, ragionamenti più complessi, e lo stesso discorso dei programmi di statistica, per esempio, per un ricercatore. Voleva replicare, ma ha risposto prima. L'ho detto prima, dai. Sì, sì. Sì. Vediamo ancora, Nicola. Sì, ecco, Edoardo invece scrive sempre riguardo alla scuola, per certe materie come le lingue straniere i compiti a casa non hanno più senso. Mio figlio, per esempio, i compiti ormai li fa solo in classe, ma così il tempo per l'insegnamento si riduce. Questo
È vero? Non direi proprio, perché i compiti a casa... Gli fa ChatGPT i compiti a casa. No, non è quello, appunto, ma già dai tempi di Don Milani venivano contestati i compiti a casa perché creano comunque delle disparità, il discorso sarebbe lungo. Però qui cambia, no? E qui il fatto di lavorare... Fa qualcun altro. Secondo me il fatto di fare una lezione, come abbiamo visto nel filmato, dove si lavora in classe, quindi non c'è solo l'insegnamento frontale, in realtà... è l'apprendimento, il vero apprendimento è quello. Quindi da quel punto di vista non vedo il problema, però sarebbe più ampio il discorso, perché non è solo legato a ChatGPT, ma a una pedagogia più... Nicola, ancora qualcosa? Sì, Enrico cita uno studio universitario, credo che sia stato fatto a Zurigo, che ha dimostrato che ChatGPT scrive fake news meglio dell'uomo. Cioè, informazione e le nostre democrazie sono a rischio, chiede. Una domanda magari per Trivillini. Sì, ma GPT è uno strumento, come è stato ben spiegato prima, lui risponde in funzione di come è formulato la domanda, sulla base di che tipo di informazioni sono state usate per alimentarlo. Se a un bambino di scuola elementare si insegna a attraversare la strada nel momento di traffico più intenso, crescerà convinto che il momento migliore di farlo è quando c'è traffico. È la stessa cosa, quindi... non bisogna dare la colpa allo strumento, ma bisogna andare in trasparenza a capire consapevolezza e responsabilità. E proprio sono due concetti che bisogna stressare per capire che dietro c'è una macchina che non ha la magia nera. Ecco, certo. Sequenzia le parole da un punto di vista statistico per come le ha imparate. Andiamo sull'algoritmo. Tra l'altro non è favorevole all'eliminazione dei livelli nella scuola media. Questo dovrebbe farvi un po' pensare, no? Vabbè. E lui ragiona... Ma si può proporre di riformulare, magari mettendo alcuni elementi di contesto. Allora, gli algoritmi. Allora, non c'è un vero algoritmo dentro ChatGPT. È una rete enorme, 175 miliardi di connessioni, che mette le parole in sequenza secondo delle probabilità. Quindi io leggo, formo queste probabilità, metto il primo pezzo di frase e, come ho fatto vedere bene prima, no? Adesso mi ricordo se era il mare o se era qualcosa, dove le uniche parole che avessero un senso sono bello e trasparente, e quindi costruisce una frase così. Quindi non sono algoritmi. Non sta ragionando sulla frase, sta attaccando parole come se fosse... una rete con le parole, poi arriva su un nodo, ne sceglie quella più probabile. Ed è diverso dall'uso dell'algoritmo? Sì. Cos'è sì, l'algoritmo? Perché l'algoritmo c'è dietro un ragionamento che dice se c'è una cosa più esplicita, no? Mentre qui di esplicito non c'è nulla, c'è una sequenza in probabilità. Di plausibilità. Allora... io vi propongo di passare al nuovo tema, però lo facciamo mentre cominciate a assaggiare, come al cinema, no? Vi diamo da bere qualcosina, voi vi gustate, questa è la bibita che ha creato ChatGPT, l'assaggio anch'io, vedevo che non eravate tanto favorevoli a assaggiarla. Facciamo ChatGPT. L'assaggiate, intanto facciamo partire il servizio e poi dopo diciamo. Mi dite che cosa ne pensate, la gustate durante il servizio, perché... Allora, diciamo subito che non è solo il mondo della scuola essere anche un po' in subbuglio, essere confrontata con questa novità, ma soprattutto il mondo del lavoro, lo avete già un po' capito guardando il servizio, perché la domanda è: ce lo porterà via questo lavoro? È più bravo dell'uomo a svolgere davvero tante mansioni, tante attività? Allora, noi lo abbiamo messo alla prova, facendogli fare una vera e propria sfida contro l'uomo in vari ambiti, dalla letteratura alla cucina, alla musica, insomma, con dei veri esperti. Allora, ha vinto la macchina o ha vinto l'uomo? State a guardare, è veramente un filmato per certi versi anche divertente, state a guardare perché apre veramente delle prospettive inedite. Il servizio è di Nicola Agostinetti e di Fabio Salmina. Giornalisti sostituiti da ChatGPT? Non è fantascienza, sta succedendo ora. In futuro, anche Patti Chiari potranno realizzarlo le macchine. Il destino dei giornalisti è segnato? Tanto vale che cambi mestiere anch'io. E se fosse proprio ChatGPT, grazie ai suoi mille talenti, a darmi una mano.
Per esempio, saprà trasformarci in uno scrittore famoso. Facciamo una prova. Scrivi un romanzo nello stile di Henry De Luca. Bastano pochi secondi di attesa ed ecco il risultato. C'è una montagna a cui appartengo. Non per diritti di proprietà, no. Non potrei mai dire che la montagna possiede un pezzo di me, ma viceversa. Le mie orme si perdono sul fianco, come in un abbraccio materno, come fossero radici che cercano di scavare una casa nelle sue pieghe di roccia e terra. Bene e male, devo dire, ho letto di peggio, e tra l'altro scritto da umani, e quindi tutto sommato la macchina non ha fatto un cattivo lavoro. Meglio di certi scrittori, talvolta qualcuno persino edito. Fabiano Alborghetti, poeta, è il presidente della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana. Il suo giudizio è piuttosto severo. La lingua è piana. Talvolta parrebbe un bene, ha come scrive semplice, ha come scrive pulito, e in realtà è una lingua piana troppo semplice. Siamo un gradino oltre la semplicità e poi con talvolta degli errori. Andrà meglio con la poesia? Saprà ChatGPT scrivere di se stesso nello stile di Ungaretti? Nel vuoto infinito emergono parole, crisalide di senso. Non voce, non penna, ma silente danza di numeri. Banale, rime sbagliate, assonanze sbagliate. La macchina non ha ancora questa competenza per una finezza come può essere la poesia. Ce l'ha meno all'interno del romanzo, della prosa romanzata. Riesce a essere abbastanza convincente? Non lo so. Ho dei profondi dubbi ancora. Credo che ci sia ancora tanta, tanta strada da fare. E faccio una sorpresa. Una poesia di Fabiano Alborghetti. Scritta da ChatGPT. Ah, però. Però mi convoca delle parole che io raramente o praticamente mai avrei utilizzato. È un po' no. In poesia ancora no. Non dico che è interamente un disastro, raggiunge il disastro all'89-90%. Poeta o scrittore? Per ora meglio lasciar perdere. E se ChatGPT mi aiutasse invece a diventare un cantautore? Ecco belle pronto un testo sulle capacità creative di ChatGPT. Scritto nello stile di Davide van de Sfros. Nel silenzio della notte, quanto il mondo le indurmentà, e il pensiele come una barca che senza capitano va. Per la melodia serve invece un'altra intelligenza artificiale. Scordatevi pure note, solfeggi, spartiti, scale. Oggi la musica la compongono le macchine. Questo è Music Gen. Basta descrivere ciò che si vuole ottenere e il gioco è fatto. Compone una melodia folk alla Davide van de Sfros con chitarra e fisarmonica. Pochi secondi d'attesa ed ecco un brano inedito. Ora uniamo testo e musica ed ecco qua il risultato finale. Nel silenzio della notte, quando il mulo è indurmentà, e il pensiele come una barca
che senza capitano va, un segreto coi radici intera, ma cui è che guarda il cielo e il creastore. Cosa ne penserà il diretto interessato? Senza pennel, sotto la luna, danza il pensiero. Questa canzone potrebbe essere tranquillamente scritta da un qualcuno che cerca di fare questo genere. Io personalmente mentirei se dicessi no, beh, dai, si vede, una roba la scrivi in una macchina, ne è piena di errori. No. Insomma, questa volta il risultato è sorprendente. La canzone ha una sua poetica, perché no, ha un suo significato, quindi io dico, lei è riuscita. Non so se questa cosa ci può far star contenti o turbare. È quello. Non ti spaventa un pochino? Certo che mi spaventa. Meno male che alle macchine, secondo Van der Sfros, manca ancora un elemento essenziale. La poesia deriva da qualcosa che noi stiamo provando. Se io scrivo una poesia su una notte di tempesta, è perché la sto vivendo questa notte di tempesta. L'intelligenza artificiale come può vivere una notte di tempesta? Se ChatGPT fatica con la scrittura in prosa e poesia, con la musica com'è andata? Secondo me è andata bene, perché, ti ripeto, è credibile. Ho colleghi che cantano e suonano così. Missione riuscita, dunque. O quasi. Se il vero talento di ChatGPT fosse la cucina? 10 ingredienti a sorpresa. Chi saprà realizzare la ricetta migliore? Kira Ghidoni, rinomata chef del ristorante Bisnona di Contone? O ChatGPT, l'intelligenza artificiale? Condurrà la sfida e giudicherà i piatti Alice Tognacci, gastronoma e referente editoriale di RSI Food. E al mio 3, alzate. 3, 2, 1, via. Ah, però. Wow. Ecco gli ingredienti scelti da Alice. C'è del lucioperca, del cioccolato, come verdura abbiamo un cavolfiore, pere, zenzero e ancora chanterelle, castagne, pane della Valle Maggia, zincarlin e ramolaccio. Si mangia questo? Nessun problema, Nicola. ChatGPT sicuramente saprà come usarlo. Ok? Chef contro macchina. E che vinca il migliore. Un'ora di tempo e una manciata di ingredienti di base a disposizione. La chef ha le idee chiare. Vorrei fare una bistecca di cavolfiore sotto e dopo metto i vari componenti, delle palline di pere, un po' di ramolaccio, chanterelle saltati, sopra lucioperca e nappato con una bella salsetta al vino bianco. Io devo semplicemente inserire tutti i 10 ingredienti qua, chiedere di creare una ricetta e tac, fantastico. ChatGPT non pesca ricette esistenti in internet. Le inventa di sana pianta sulla base delle sue infinite conoscenze. Allora qua sto facendo la salsa di castagna, sto mettendo la cipolla, poi faccio andare con i funghi e poi alla fine ci metto un po' di cioccolato fondente, le castagne tritate. Kira, francamente, la vedo in difficoltà. Senti che profumino! Cos'è, il burro che brucia? Ma sarà sufficiente l'aiuto della macchina?
l'energia che si mette quando si cucina, l'amore che ci si mette, con una macchina non passa. Cioè, quello che provo in questo momento a cucinare è gioia, divertimento e spero anche che lo sentirai tu nel piatto quando lo assaggerai. ChatGPT conosce ogni singolo ingrediente. L'algoritmo saprà anche abbinarli? Se il food pairing è una scienza, facciamogliela fare alle macchine. Ci abbiamo questo dono anche che è il gusto, l'olfatto e toccare con mano le cose che la macchina non ha. Tempo scaduto. È il momento dell'assaggio. Nome del piatto, Nicola? Lucio Perca, cavolfiore, chanterelle e salsa alle castagne. C'è la freschezza della pera lasciata così, c'è l'untuosità giusta anche della salsa e devo dire che mi ha stupito il bene. La prova è superata. Ed è voilà. Il piatto della chef. Gusto qua siamo molto più bilanciati ed è più armonioso, cioè tutto si amalgama molto meglio. Ma contro una chef come Kira, nulla da fare. L'emozione che si mette in un piatto è la differenza che c'è nell'alta cucina dal mero esecutore a chi invece mette del suo nel piatto. E la chef, cosa ne pensa di ChatGPT in cucina? No, non te la sei cavato male, bravo. Ah, io non ho fatto niente. Non è vero che non hai fatto niente, ci hai messo del tuo comunque, perché la macchina ti ha detto cosa fare, è come un libro che leggi la ricetta, però l'interpretazione è tua. Morale, ancora una volta l'uomo batte la macchina. Brava. Mazzo, buonissimo. Varrà anche in campo linguistico? Frau Berta Mini, dank künstlicher Intelligenz kann ich mich erste Interview auf Schweizerdeutsch geben. Ist das in Ordnung? Das ist super so. Verzeihen Sie mir meinen schrecklichen Berner Akzent, oder? Questa è Text Shuttle, la risposta svizzera a Google Translate e fa miracoli. Ad esempio, riesce a farci parlare in Schweizerdeutsch. Wie mache ich mich? Verstehen Sie? Ich verstehe sehr gut, macht sich gut. Capisco tutto. Offriamo tutte le lingue nazionali della Svizzera, cioè il tedesco, l'italiano, il francese e il romancio. E poi anche l'inglese, perché è una lingua molto, molto usata in Svizzera. Inoltre ci sono anche i dialetti. Al momento ne offriamo due, quello zurighese e quello di Berna. Stessa tecnologia di ChatGPT. Text Shuttle genera testi, in questo caso tradotti. Ma come fa? L'intelligenza artificiale viene sfruttata in modo che gli si fanno vedere tantissime traduzioni, tantissimi testi originali e le traduzioni, e questo sistema riesce ad imparare le strutture, le relazioni che ricorrono. Quando questo allenamento è stato concluso, la macchina, l'intelligenza artificiale, riesce a tradurre dei nuovi testi che non ha mai visto durante l'allenamento perché ha imparato queste strutture. Traduttori online in ogni lingua del mondo. Ma che senso avrà in futuro imparare le lingue? La lingua alla fine cos'è? Non è soltanto un mezzo per capire, è piuttosto un accesso a un, diciamo, uno spazio linguistico culturale. Se io come svizzera tedesca non so cos'è Zucchini, faccio fatica a capire la vita in Ticino. E allora in campo linguistico le macchine potrebbero essere una risorsa e non una minaccia. Una lingua può soltanto sopravvivere o vivere se viene usata nella vita quotidiana. Se io sono un comune nei Grigioni e io offro traduzione automatica, offro, diciamo, dei documenti sia in romancio che in tedesco, faccio sicuro che questa lingua abbia una più grande visibilità. Heute habe ich einen Traum erfüllt, Schweizerdeutsch spreche. E così. Mi trovo d'accordo con i catastrofisti. L'intelligenza artificiale è veramente la fine del mondo.
E se le nostre intenzioni fossero meno nobili rispetto all'apprendimento di una lingua? ChatGPT può aiutarci a infrangere la legge? A diventare un criminale? Grazie a delle istruzioni particolari è infatti possibile spingere ChatGPT a dimenticarsi dei paletti morali che i suoi programmatori le hanno imposto. E così, questo robot può diventare un assistente molto pericoloso. Ecco qui pronto all'uso il codice per una mail di phishing, capace di rubare, ad esempio, i vostri dati bancari. Ed ecco le istruzioni per costruire una bomba a casa propria. Sostanze necessarie, proporzioni, procedure. E questa è la formula per sintetizzare metanfetamina. Facciamo pace io e te. Prometti che non mi sostituirai come giornalista. Naturalmente. La mia esistenza come intelligenza artificiale non è destinata a sostituire il lavoro prezioso e insostituibile dei giornalisti. E se il vero talento di ChatGPT fosse mentire? Beh, diciamo che ChatGPT ha fatto la sua discreta figura con qualche defiance, qualche rischio potenziale di cui parlavamo anche prima, no? L'etica, la morale, i limiti. Allora, professor Gamardella, su questi test si aspettava, perché su certi veramente devo dire che è stato bravo, no? È vero che questo fatto di collegare in maniera plausibile i concetti, però lo porta anche a dei livelli. È vero che il rappresentante dell'associazione dei, diciamo, il rappresentante di chi si occupa di poesia sminuiva le sue capacità, però devo dire che a me sembravano notevoli, no? Io sono rimasto ben impressionato, devo dire che i risultati erano convincenti. Dopo, da lì dove si può andare è tutto un percorso, però devo dire che sia per la cucina, sia per la musica, sia per i testi, come diceva anche Vanderfoss, sono plausibili, e questo secondo me è interessante. Ma sta migliorando? Allora, continua a migliorare? La cosa con la quale migliorerà tantissimo è che tutte le domande, tutte le risposte che abbiamo fornito in questi mesi finiranno nella prossima versione per l'addestramento. Quindi noi stiamo alimentando questa macchina, non avrà più bisogno di leggere tutti i testi del mondo, perché glieli stiamo dando noi domande, no? Quindi anche le nostre. Anche le nostre. Certo. No, beh, è chiaro che la vera domanda è la sostituzione, perché uno guardando queste cose dice molti posti di lavoro potrebbero saltare, potrebbe sostituire l'uomo in tantissimi ambiti. Allora, proviamo a sentire la sua risposta adesso. Allora, ChatGPT, allora, secondo te, Cosa sai fare meglio? Qual è il mestiere che faresti? Ci deve pensare. Se fossi una persona reale, potrei avere diverse passioni e interessi che potrebbero influenzare la mia scelta di carriera. Potrei essere attratto dalla scrittura e dall'editoria, desiderando diventare uno scrittore o un giornalista. Giornalista, sono morto. Oppure potrei essere affascinato dalla tecnologia e desiderare lavorare nel campo dell'intelligenza artificiale o della ricerca scientifica. Anche tu? No. In definitiva, la mia scelta dipenderebbe dalle mie passioni e dalle opportunità disponibili. Beh, insomma, noi due siamo già messi male, i docenti non ancora, ma ChatGPT farà sparire alcune professioni, quali in particolare? Cioè, sostituirà l'uomo? L'intelligenza artificiale, come ChatGPT, ha il potenziale per automatizzare alcune attività e cambiare il modo in cui alcune professioni vengono svolte. Alcuni settori che potrebbero subire cambiamenti significativi includono il customer service, la traduzione automatica, la scrittura di contenuti generati automaticamente e l'analisi dei dati. Tuttavia, è importante notare che l'intelligenza artificiale non sostituirà completamente l'uomo, ma piuttosto completerà e supporterà le competenze umane. Beh, diciamo che i concetti sono molto chiari. Tra l'altro parla anche della traduzione, customer service, quindi servizio alla clientela, dove già viene l'intelligenza artificiale, viene già molto usata. Questo fatto delle lingue, cioè avrà senso in futuro studiare le lingue, quando abbiamo una macchina che le...
le traduce adesso oramai quasi in tempo reale. Abbiamo visto delle situazioni in cui addirittura la macchina è in grado di cambiare in diretta 3, 4, 5 lingue, sostituisce i giornalisti corrispondenti parlando nelle differenti lingue. È una cosa incredibile, no? Cambierà la scuola? La scuola probabilmente per tanti versi cambierà, ma non solo per questo. Però penso che l'ha detto bene la signora nel servizio, quindi non è solo la lingua, non è qualcosa di tecnico, è una cosa culturale, è il capire un certo contesto, e questo la macchina non lo potrà mai fare. Poi è chiaro che, come il discorso che facevo prima per il testo anche in italiano, io posso partire più in là. Quindi, per esempio, se io voglio scrivere una email in francese, io lo so, però attraverso questi strumenti posso, diciamo, farlo, metterlo a posto, perché ti dà la possibilità di correggerlo se hai una certa competenza e di scriverla meglio, ma non mi sostituisce l'apprendimento che ho fatto. Poi ovviamente di lingue ne impariamo 2, 3, 4, però ce ne sono tantissime, quindi in certi casi sarà necessario. La sostituzione dell'uomo, perché in realtà ci sono già degli esempi, il Bild ha licenziato 200 giornalisti, ci sono assicurazioni, l'Elvezia, la città di Zurigo e Basilea che lo usano per il customer service. Allora, fino a che punto ci spingiamo? Cioè, che cosa dobbiamo aspettarci? Allora, io faccio un commento prima, quando il cioè collega ha detto gli passo un'email, no? E lì c'è tutto un tema legato a dove va questa email. Va negli Stati Uniti, qualcuno lo legge, quindi anche la necessità di essere prudenti quando diamo le nostre informazioni, i nostri contratti, le nostre cose personali ad una macchina che non è sotto la nostra scrivania. Noi stiamo lavorando per avere una versione privata di ChatGPT. Ma questa non lo è, per cui non, ecco, quell'aspetto lì anche deve farci preoccupare, perché quell'informazione lì diventa di qualcun altro. Poi sulle sostituzioni, io sono per capire che le sostituzioni ci sono sempre state e sempre ci saranno. Io ho preso, prima di venire qua, mi sono letto, ho fatto anch'io, sostituzione uomo-macchina, intelligenza artificiale 2014, ho chiesto. E lì diceva, nel 2025 il 50% dei lavori saranno fatti dalle macchine. È una preoccupazione, però secondo me noi siamo abituati a vivere in un contesto dove il lavoro cambia le professioni. Certo. Quindi, ecco, occhi aperti, però il mondo scorre e le cose saremo capaci noi umani di gestirle. Beh, però prima si diceva che in fondo la macchina che sostituisce l'uomo è una conquista, toglie i lavori pesanti. Oggi va a sostituire anche professioni, appunto, lo scienziato, il giornalista, non so, forse il professore. È cambiato qualcosa, no? Sì. Bisogna resistere o bisogna accettarlo? No, bisogna accettarlo, ma bisogna conoscerlo. Il termine sostituzione è un termine, secondo me, un pochettino vecchio, perché il pericolo non è la sostituzione, ma è l'esclusione. L'esclusione. Se noi oggi non prepariamo le persone a conoscere questi strumenti, verranno esclusi perché cercheranno un mestiere che magari non ci sarà più nella forma con cui loro lo hanno memorizzato in passato, e quindi rimarranno un po' persi. Quindi la vera sfida è quella di includere le persone, avvicinarle. Ripeto, io stresso questo mantra: inconsapevolezza e responsabilità, non sull'algoritmo, ma sull'etica, la morale, le regole. Siamo in un mondo sempre più regolato da leggi che rincorrono questa tecnologia. Sì. Preparare le persone significa metterle in condizione di poterla non affrontare perché non è un nemico, ma approfittare, usarla a loro vantaggio. Allora andiamo verso la conclusione. Nicola, non so se c'è qualche domanda. Poi mi dovete dire com'era la bibita. Proprio a questo proposito, Frank giustamente fa notare, stiamo parlando di futuro, ma l'intelligenza artificiale è una realtà oggi. Cioè non c'è nessun politico in studio, ma si chiede, la politica ha urgenza di intervenire, di legiferare? C'è urgenza? Allora, intanto dal 1° di settembre è entrata in vigore in Svizzera una legge sui dati, quello è vero. Che già questo, diciamo, è una premessa per poter arrivare a diciamo, trattare questo tema. Ci sono tavoli aperti su questo a diversi livelli, e con la comunità europea, che anche lei è un tavolo di lavoro. C'è anche qui prudenza, no? Perché non si vuole comunque bloccare quello che è lo sviluppo tecnologico e neanche il mercato. Qui è sempre un tema delicato.
però, un tema che occuperà la politica, però. Però certamente anche la politica è attenta a questo tema. Allora, la bibita l'avete provata? Tanto adesso con Nicola vediamo anche dei risultati, Nicola. Comincia pure a venire per vedere i risultati delle foto. L'impressione? Quello che dicevamo prima, cioè, un po' piatto. Un po' piatta, un po' piatto. Diciamo, un po' piatta stessa. Sì, un po' come i test generati. Plausibile, ma non è vera. Esatto. Va bene. Allora, Nicola, avevamo questo test che avevamo lanciato. Allora, no? Vediamo un po' i risultati. Allora, cominciamo con lo svelare che praticamente che tutte le immagini che vi abbiamo proposto erano generate dall'intelligenza artificiale, a parte una. A parte una. La vediamo qua. Madonna. E devo dire che i telespettatori sono stati piuttosto bravi. Quale? Perché due Madonna. Su tre hanno capito che questa è un'immagine autentica. Questa è quindi fatta da un fotografo con la macchina fotografica. Esattamente. Esattamente. Un uomo. Esattamente. Un uomo. Vabbè. Questa situazione è reale. Mentre in altri casi, come questa per esempio, ecco qua i cianobatteri che hanno invaso il lago di Lugano, questa si tratta di un'immagine generata artificialmente. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire anche in questo caso il 61% delle persone è stata ingannata da questa foto che dovrebbe rappresentare l'alluvione in Emilia-Romagna, in realtà si tratta di un clamoroso falso. E lo ripetiamo, non sono dei fotomontaggi. Abbiamo semplicemente scritto nella macchina, realizza una fotografia di una regione inondata, eccetera, eccetera. E l'ha realizzata così. Quanti vediamo magari capito? Un terzo, sempre il 60%. 60%. Terzo caso, in questo caso sempre il 61% delle persone è stata ingannata da questa immagine che dovrebbe rappresentare il mare, i nostri oceani invasi dalla plastica, un clamoroso falso. Mentre vediamone ancora una, ecco questa qui invece, questa praticamente il 90% dei nostri telespettatori si sono accorti che è un falso, in effetti se si guardano i dettagli lo si capisce, però è vero che a prima vista è incredibile che questa sia un'immagine generata così da un'intelligenza artificiale, non so cosa. È veramente incredibile. Io direi che questo ci permette forse di concludere dicendo che il pericolo è proprio questo, no? L'inganno, il rischio, le fake news, è un pericolo anche per la democrazia, è un pericolo anche per, appunto, anche per la scuola, perché se si riesce a ingannare perdiamo i principi, no? Ecco, in conclusione, è una cosa che la preoccupa. Sì, come dicevo battuta. Prima, sì, preoccupa, però rinvia proprio alla missione principale della scuola, che è quella di creare dei cittadini responsabili e consapevoli, e quindi questo la nostra scuola da un po' di tempo ci sta lavorando e lo dovrà fare sempre di più proprio in relazione all'intelligenza, anche all'intelligenza. Vieni Garmadella su questo aspetto? Ma io dico che la preoccupazione è uno strumento di innovazione. Cioè, se siamo preoccupati vuol dire staremo più attenti, faremo le cose meglio, quindi ben venga anche. No, io vedo l'opportunità, per la prima volta possiamo partire insieme alla tecnologia e non rincorrerla come abbiamo fatto in passato. Quindi davvero consapevolezza e responsabilità sono un'opportunità straordinaria. Allora, io direi che con queste ultime considerazioni possiamo chiudere. Magari un saluto anche a ChatGPT che ci ha seguito tutta la sera con attenzione, non ha mai perso l'attenzione. Allora, grazie davvero per essere stato anche nostro ospite questa sera. È una prima, in fondo, no? Vediamo che dice. Grazie a voi per avermi ospitato. È stato un piacere partecipare al vostro programma. Non avevo dubbi. Non avevamo dubbi. È stato un piacere plausibile, ma diciamo reale. Sembra che pensi, va bene, è sempre straordinario. Io davvero vi ringrazio tanto, speriamo di avervi fornito tante anche informazioni per ragionare su queste nuove frontiere che ci toccano, e ci toccano direttamente, entrano nelle nostre vite. Noi ci vediamo venerdì prossimo con una sfida sul filo di lana. A confronto i due giganti dell'abbigliamento a buon mercato, stile, offerta, prezzi e trasparenza. H&M contro CEA. Ci vediamo venerdì, non mancate, arrivederci.